precedente. Colleghi, prego d'inca. Onorevoli deputati, a nome del governo, autorizzato dal Consiglio dei Ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione senza emendamenti e subemendamenti articoli aggiuntivi dell'articolo unico del disegno di legge numero 3363 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 settembre 2021 numero 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione nell'ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening, nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato. Grazie Presidente. Deputato Forciniti, prego. Ogni mattina un parlamentare si sveglia e sa che dovrà correre più veloce del ministro D'Incà per poter dire una parola in questo Parlamento. Avete messo la fiducia su 25 emendamenti, dopo che la settimana scorsa avevate messo la fiducia su 17 emendamenti. Avete ormai annullato questo Parlamento anche quando fate delle cose così gravi e così pervasive come quelle che riguardano il diritto al lavoro dei cittadini, e non avete neanche il fegato di assumervi la responsabilità politica di sostenere un straccio di dibattito in quest'Aula, perché non avete argomenti evidentemente per sostenere un dibattito. Altrimenti su 25 emendamenti potremmo tranquillamente e serenamente discuterli e votarli uno per uno, ma non avete gli argomenti, non avete l'autorevolezza per imporre le cose che volete quindi imporre con l'autorità, ma l'autorità dei manganelli con cui state prendendo le persone in piazza non la potete usare per sostituire un'autorevolezza che non avete, perché la logica delle cose che state facendo non esiste. Allora noi resisteremo per sempre a questo vostro disegno di società che punisce e vessa i cittadini mentre regala alle multinazionali la gestione dell'acqua, la gestione del servizio pubblico e regala introiti miliardari alle case farmaceutiche. Siete la negazione di tutto ciò che è democratico, di tutto ciò che è civile, di tutto ciò che è pacifico, e state distruggendo il tessuto sociale di un paese a colpi di mano autoritari. Ma sappiate che non tutti saranno dalla vostra parte, ci sarà sempre chi resisterà in questo paese, fin quando un giorno, e arriverà molto prima di quello che voi pensiate, ve ne dovete andare da questo governo, da questi banchi che state usurpando con la forza e con la violenza.